Perfetto, ok. Buongiorno a tutti. Due parole proprio velocissime per raccontarvi che cos'è questa esperienza di Associazione Cascine Milano. L'associazione è, diciamo, di recente costituzione perché si è appena trasformata. Noi siamo nati come comitato Cascine Milano 2015, 3 anni fa, e nel mese di febbraio abbiamo trasformato questo comitato in associazione. Un'associazione ci sembrava uno strumento un pochino più solido, un pochino più strutturato per affrontare il tema che ci sta a cuore, che è quello del recupero di questo importantissimo patrimonio, che sono le cascine pubbliche all'interno dei confini del Comune di Milano. Sono tantissime, ne sono state censite 59, 60, dopo magari ci diranno meglio i nostri amici del Comune, e a partire da questo immenso patrimonio ci siamo accorti che alcune sono già utilizzate, quindi hanno una loro funzione, sono state recuperate, sono state anche rigenerate da un punto di vista di quello che era il loro scopo originario. Altre hanno ancora una grossa vocazione agricola ed è importante che tutti noi teniamo a mente questo pezzo di città che di fatto entra in campagna e viceversa, perché sono ancora molti gli agricoltori che cercano di produrre e generare quindi un'agricoltura di prossimità. Altre invece sono in qualche modo non utilizzate. Alcune sono in condizioni migliori, altre sono un po' malandate, diciamo così, però l'idea è quella di mettere al centro questo tema e nel rigenerare tutte quelle che sono le opportunità che l'amministrazione può mettere a disposizione dei cittadini, delle associazioni, di cooperative, di enti che hanno voglia di declinare questo argomento, per far sì che si rigeneri un pezzo di città. Oggi, all'interno di questi due giorni che si chiamano Cascine Aperte, abbiamo accolto volentieri l'invito di Coldiretti proprio per poter parlare a un numero più ampio possibile di cittadini di questo problema, che riteniamo essere un problema importante. Qualche mese fa abbiamo collaborato alla preparazione di una manifestazione di interesse, di cui poi ci diranno meglio l'architetto Galimberti, l'architetto Resartò e l'avvocato Burtola, per proprio cercare di incentivare in qualche modo i cittadini, gli enti, le organizzazioni a presentare delle idee. Sono arrivate qualcosa come 80 proposte. 80 proposte che vengono da un aggregato di realtà di territorio che rappresentano forse più di 100 enti. Questo significa che il tema è sentito, che è un tema vero, che è un tema sul quale si può lavorare e sul quale noi come Associazione Cascine porteremo avanti con grande determinazione il nostro obiettivo. Io darei subito la parola a loro, anche perché hanno presentato delle diapositive e vorremmo riuscire a vederle prima che magari il tempo ci abbandoni. Chi vuole partire? Buongiorno.